Il mercoledì santo a Caltanissetta riveste un'importanza straordinaria poiché rappresenta un momento singolare in cui storia e tradizione si fondono in un'unica celebrazione. La processione, che coinvolge le più antiche corporazioni artigiane della città, è un rito religioso ma anche un tributo alla storia e all'identità civica di Caltanissetta. Al centro di questo evento il capitano, eletto annualmente tra i membri delle categorie artigiane locali, indossa un abito settecentesco, simbolo tangibile di prestigio e autorità, e riceve dal sindaco le chiavi della città. Quest'anno a guidare la Real Maestranza è Edoardo Cammarata, appartenente alla categoria dei barbieri e acconciatori. Quali sono le sue emozioni oggi? Le emozioni sono grandi, giustamente dopo aver accettato questa carica le emozioni sono moltissime, veramente. E sono, come posso dire, orgoglioso, felice di tutto. Oggi fuori c'è una bella giornata, speriamo che continui così. Speriamo di sì, speriamo. È pronta a ricevere le chiavi dal sindaco? Certo che sono pronto. Quali sono i suoi prossimi impegni per i prossimi giorni? Ce ne sono, andare girando al carcere minorile, dobbiamo andare alle cose, l'Alzheimer, ecco. L'ospedale forse no, comunque diciamo. C'è a carcere quello maggiore della Via Messina, comunque abbiamo un po' in un giretto dobbiamo farlo. Un messaggio per la città? Un messaggio, che devo dire, che la città sia orgogliosa di avere pure questa settimana santa fatta sempre da noi, dalla Real Maestranza.